Stavo pensando, chissà che un Bari ridotto così ai minimi termini, un Bari così operaio, non riesca a trovare Proprio nelle forze difficoltà. insospettabili per andare oltre l'ostacolo. Ma a volte non si sa, perché io in queste 5 partite ho visto un po' di calma piatta. Sai, quando perdi e forse non ti rendi conto che stai perdendo, che stai andando in un Ma lo certo stesso modo. Andrea Masiello che ho sentito ieri, che è una notizia che penso anche agli amici delle Bari possa far piacere, ha detto: noi cerchiamo solo quella scintilla che ci permetta di vincere, perché purtroppo la squadra inizia a essere un po' accartocciata su se stessa. Perdi una volta, perdi due, perdi tre. Allora inizi a pensare che sia tu il problema. Magari non è il modulo, magari sono le congiunture, magari è semplicemente una cosa fisiologica, perché Bari viene anche da una stagione straordinaria. Basta una vittoria, magari una vittoria con una squadra così, il morale scopre qualche giocatore, lo recupera. Allora, Chissà. riprendiamo le telefonate 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta. C'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, Io vi chiamo dal telefono, ma non vi vedo, vi vedrò stasera, ciao. quindi Ah, non so neanche chi c'è in studio. c'è Alvise Sono Cagnazzo, sì. Alvise, simpaticissimo e competentissimo Alvise, al pari di Camorra. Niente, io adesso volevo dirvi questo. Io sono convinto che l'unico che ci può tirare fuori da questo incubo è Ventura. Ho massima fiducia e credo che sia l'unica persona in Italia in grado di poter portare a termine questa stagione. Poi l'anno prossimo succederà quello che succederà. Però nello stesso tempo, quindi sono ottimista in partenza, però questo non vuol dire che non bisogna mettere il dito nella piaga e dire e denunciare l'irresponsabilità di questa società e dei rappresentanti di questa società per quello che hanno combinato quest'estate. Lo dico adesso, come lo dicevo prima, anche dopo la vittoria con la Juventus. Abbiamo acquistato, a dire di Angelozzi, fra partite in uscita e in entrata, 25 giocatori. Io vorrei chiedere tanto ad Angelozzi, vorrei che insomma, rispondesse, perché è una domanda che ho sentito fare da più parti. Quali sono stati i rinforzi del Bari? Io credo che da 2 anni a questa parte, il Bari sia l'unica squadra che non mette in campo, in squadra, i cosiddetti rinforzi, cioè gli acquisti che fa, Beh, i giocatori. Almirón, Donati e compagnia bella sono rinforzi comunque. Sì, vabbè, gli unici, però voglio dire, i vari Raggi, chi lo conosce, Rossi, Rinaldi, Pulsetti che ha fatto 2 o 3 apparizioni ed è andato come è andato, Gezal è andato come è andato, cioè, non lo so, Va bene, sei stato chiaro. Grazio comunque per il tuo intervento. Intanto stiamo vedendo delle belle immagini dalla curva in occasione della gara contro il Milan. L'ho detto già ieri, lo ribadisco anche oggi, i tifosi da 10 Questa è la cosa Londra. più bella, questa è la cosa più bella. Io penso che una squadra così debba solo essere orgogliosa, anzi, in un momento delicato come questo, mostrano più serenità ai tifosi che ai giocatori e c'è solo da imparare dai tifosi in questo caso. Allora, 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica su Telebari, Radio Bari, oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Dite la vostra sul momento del Bari e sulla partita di domani sul campo del Chievo. Ripetiamo ancora una volta, un Bari in emergenza totale. Ha detto Ventura, in carriera non mi era mai capitata una cosa così. Pronto? Ciao Luigi, e Ciao Luigi, ciao. un saluto all'ospite. Ciao. Non vorrei che le parole dei vari, diciamo, tra virgolette, senatori siano un segnale di scaricare il mister, perché voglio dire, quando Barreto, che di solito è abbastanza taciturno, comunque non è che sia molto loquace in certe dichiarazioni, dice che bisogna cambiare, oppure l'ha detto anche l'altra settimana, qualche altro, non vorrei che fosse c'era la situazione del canto del cigno di questo allenatore, anche perché le situazioni e le sconfitte oramai sono abbastanza, diciamo, pesanti per questa squadra, così come anche le deficienze, perché andare a giocare lì con Strambelli in panchina che non gioca da un anno e via discorrendo, c'è anche un po' di sfortuna anche nel suo lato, anche se secondo me comunque penso che non è solo l'unico allenatore ad avere delle colpe in questa situazione. Ciao, arrivederci. Grazie Luigi, grazie. Va bene, 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta. No, mi ha incuriosito una cosa che hai detto prima. Secondo te questo schieramento potrebbe È un 4-3-3, questa è anche lasciar, una voglia di secondo Ventura, te? il papà che ascolta i figli che si lamentano e cerca un po' di cambiare, anche perché Alvarez da quel lato può sfruttare magari il rientro, può provare il tiro, può provare il cross. Pulsetti si accentra, Belmonte non è uno che spinge, è il terzino bloccato che hanno tutte le grandi squadre, il Milan che ha avuto Bonera fin quando non si è infortunato, la Quindi Juve. Alvarez sulla linea di attaccanti, vuoi dire? Alvarez Kutuzov sul. leggermente più largo, anche se rispetto ad Albarreto, avendo un fisico migliore, potrebbe fare la boa centrale, però a me sa, non puzza, ma sa di 4-3-3. Allora, prendiamo un'altra telefonata allo 080 501 9998. Pronto?
Pronto? Sì, ciao. Buonasera a te, Enzo, Ciao, ciao e Vittorio. all'amico. Ciao, ciao. Sono Vittorio. Ascolta, Enzo, io come sai sono tifoso da 60 anni. Cosa devo dire? Dico soltanto queste statistiche, cosa dicono i 60 anni? Dicono che non c'ero io. Nel 47 il Bari ha fatto un campionato favoloso e l'ha ripetuto l'anno scorso e anche in Serie B, diciamo. Sono campionati unici. Però se andiamo a vedere la storia del Bari, è sempre stato stare in Serie A 2 o 3 anni, cercare la salvezza alle ultime giornate. Noi tifosi siamo stati abituati così. Quindi quell'anno, l'anno scorso, è stato un anno A eccezionale, come pane e quello di Serie sofferenza, B. insomma, dai, Ora vabbè. il problema qual è? Cioè noi ci siamo accollati, la squadra si è accollata un po' tutti, che le cose dovessero andare così, ma in realtà così non è. Quindi noi dovremmo recuperare lo spirito nostro dei 50 anni in cui le nostre presenze in Serie A devono essere quelle che sono, salvo fare un salto di qualità come ha fatto il Palermo, che per 30 anni è stato fra la Serie C e la Serie B con Che però Zamparini, obiettivamente è un e salto di qualità rifare che non è tutto stato, non è, non quello era. che come ha fatto Zamparini. Se Grazie, noi grazie, grazie. dobbiamo. Hai detto bene, Vittorio, come ha fatto Zamparini, dobbiamo essere sinceri, questo salto di qualità nella testa della società non c'è stato quest'estate, perché obiettivamente se vuoi fare il salto di qualità, probabilmente prendi Giovinco, prendi qualche altro giocatore e provi a fare il salto di qualità. Obiettivamente quest'estate, diciamo, l'operazione è stata di mantenimento, e quindi un po' sulla scorta di quello che era accaduto lo scorso anno. Dovrebbe esserci un altro amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Giancarlo, un Ciao saluto Giancarlo. ad Alvise. Ciao. Sì, tu hai ragione che nella tesi materrista non c'è, cioè non c'è mai stato in 30 anni il fatto di fare le salve di qualità, ma bastava prendere esempio da società come il Chievo che vai ad affrontare domani per vedere negli ultimi 10 anni loro hanno fatto 9 campionati di Serie B, di Serie A, e un campionato di Serie B che la mandarono in Serie B, perché se ti ricordi bene il Chievo Certo, fu mandato in Serie B. ricordo perfettamente, ricordo Sì. perfettamente. Allora, ciò che voglio dire è che non c'è bisogno di avere Zamparini, perché loro hanno Campedelli, che non penso che ha tutti questi miliardi a buttare. Hanno Insomma. fatto una campagna acquisti, hanno un direttore sportivo con i fiocchi, cioè quello che non abbiamo noi. Hanno preso giocatori sconosciuti che adesso se li vanno a rivendere, vedi Constant, vedi Toraud, vedi César che è un colosso adesso della Sì. difesa, vedi Andreoli che noi Bari non ha preso. Con 4 lire, cioè non è che hanno speso Va bene, va ciò bene, che. va bene, va bene, va bene. Grazie comunque per il tuo intervento. Devo dire che Sartori lavora da tanti anni nel Chievo. Angelozzi è arrivato a Bari, 6 mesi, quant'è? ma non 5 mesi. solo, anche in una fase un po' particolare con Assolutamente. il divorzio da Perinetti, non dico improvviso, ma maturato nel mese di giugno, quindi si è trovato. Io sono convinto che magari l'anno prossimo, se Dio vuole, se l'Albari dovesse restare in Serie A l'anno prossimo, potremo vedere magari un po' di più l'impronta di Angelozzi. Angelozzi quest'anno credo che non abbia né meriti né demeriti. Cioè, io credo che Angelozzi abbia dovuto soltanto eseguire una linea societaria. Non ci ha messo niente di suo, a mio avviso. Cioè, fondamentalmente la società aveva detto con la metà di Bonucci cerchiamo di confermare Barreto al Miron. L'operazione gli è riuscita da questo punto di vista. Poi Raggi, Che non è Rossi. male, che non è assolutamente male Raggi, è un giocatore ex Empoli, veramente di valore. Sono stati presi comunque con pochissimi soldi, diciamolo francamente. Quindi non so, francamente, non me la sento di giudicare né nel bene né nel male l'operato di Angelozzi. Fermiamoci per qualche istante, poi torniamo insieme per parlare ancora di Chievo-Bari, ma non solo, perché ieri si è celebrato il centenario della nascita di un grande uomo di sport che ha onorato la nostra città. Fra poco.